lasciati guidare dallo Spirito Santo. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata, carissimi amici. Continuiamo la lettura del Vangelo secondo Giovanni, capitolo 16, dal 5 all'11. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: ora vado da colui che mi ha mandato, e nessuno di voi mi domanda dove vai? Anzi, perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ma io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito. Se invece me ne vado, lo manderò a voi. E quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Riguardo al peccato, perché non credono in me. Riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già condannato. Amen. Ecco che di nuovo, in questo bellissimo Vangelo di Giovanni, siamo al capitolo 16, Gesù parla dello Spirito Santo. Gesù ci sta preparando alla Pentecoste. Sta preparando il nostro cuore, mette in noi il desiderio di invocare lo Spirito Santo sempre, dal mattino alla sera, perché è il dono gratuito del Padre, è il dono della sua presenza. E quando Gesù dice ai propri discepoli in questo discorso di addio, in Giovanni, bene per voi che io me ne vada, altrimenti se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito. La questione è molto semplice. Gesù, venuto di presenza, venuto di persona, nato da Maria, Gesù ai propri discepoli ha insegnato la via, ha insegnato, ha parlato del regno dei cieli, ha parlato del Padre, ha parlato della nuova legge, quella dell'amore, quella dell'agape del Padre, che noi dobbiamo vivere e sperimentare, ma i propri discepoli esternamente, certo, hanno visto Gesù, ascoltato Gesù, visto i propri segni, ma il loro cuore era ancora indurito. Altrimenti Giuda non lo avrebbe tradito, Pietro non lo avrebbe rinnegato, non avrebbero continuato ad avere idee megalomani di essere più grandi nel regno dei cieli, eccetera, eccetera. Quante idee, quanti pensieri avevano finché vivevano con Gesù, soltanto dopo, non solo dopo la sua risurrezione, ma soprattutto dalla Pentecoste in poi sono cambiati. Hanno avuto zelo, speranza, ardore, coraggio. Perché? Perché c'era lo Spirito Santo, lo avevano ricevuto in pienezza. Gesù dice: bene per voi che io me ne vada, altrimenti il vostro cuore non cambierà. Soltanto lo Spirito Santo può cambiare il cuore. Solo lo Spirito Santo può cambiare ciascuno di noi, fratelli e sorelle. I discepoli hanno fatto questa esperienza. Non è stato solo Gesù a cambiarli, ma soprattutto lo Spirito Santo. Ha dato loro un cuore nuovo. E Gesù dice oggi che aprirà gli occhi a coloro che credono. Lo Spirito Santo convincerà di peccato, di giustizia e di giudizio. Riguardo al peccato, dice, perché in realtà il peccato non è un'azione, un fatto, non è una moralità, ma è non credere in Gesù. Non credere che Gesù è il Figlio di Dio, non credere che Gesù è la salvezza. Quindi vivere senza un salvatore, questo è il peccato. E lo Spirito Santo quindi mi fa andare verso Gesù. Accresce in me la fede. Vuoi avere più fede? Magari dici: io non ho questo dono, io ne ho poca di fede. Ecco cosa devi fare: invocare lo Spirito Santo. Dal mattino alla sera la fede crescerà, perché lui ci convince che senza Gesù pecchiamo.
viviamo nelle tenebre. Poi aprirà gli occhi al mondo riguardo alla giustizia. Qual è la giustizia? La giustizia, che non è una questione sociale, politica, ma nella teologia, soprattutto nella storia della salvezza, la giustizia è la salvezza che viene dal Padre verso l'uomo manifestata nel Figlio. Il Figlio torna al Padre salvando e dando la redenzione a noi uomini che attraverso Gesù nello Spirito Santo siamo salvati. Ecco la giustizia di Dio. Un solo Salvatore, un solo nome sopra tutti gli altri nomi. Non c'è nessun altro Salvatore, solo Gesù Cristo. Ecco la giustizia. E il giudizio invece, che porta nel nostro cuore lo Spirito Santo e che ci fa vedere che la croce non è la sconfitta di Gesù, ma la croce è stata la vittoria definitiva di Dio sul peccato dell'uomo, sulla morte. Ecco perché chi invoca lo Spirito Santo, chi vive nello Spirito Santo, sta bene, è nella pace. Una pace messianica, una gioia messianica che ci accompagna, perché sappiamo che Cristo è vivo e con noi, è al nostro fianco. Lo Spirito Santo ci dona la speranza, uno sguardo per andare avanti, pieno di fede, di fiducia in Lui. Quindi, cari amici, invochiamo lo Spirito Santo, lasciamoci guidare da Lui e Lui ci porterà a Gesù Cristo, ci porterà al Padre. Vieni Spirito Santo, abbiamo bisogno di te oggi. Porta la tua luce nella nostra vita. Spirito Santo, riconosco di avere bisogno di te. Senza di te sono debole, senza di te cado. Spirito Santo, entra nella mia vita, entra nella mia casa, entra nella mia famiglia, Spirito Santo. Donami occhi che sanno vedere la presenza di Gesù vivo in mezzo a noi. Spirito Santo, vieni, voglio lasciarmi guidare da te. Guidami oggi, prendi in mano tu le redini della mia vita, della mia famiglia, della mia casa, del mio lavoro, del mio cuore. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, allora con gioia accogliamo lo slogan di oggi. Lasciati guidare dallo Spirito Santo. Lascia che sia lo Spirito Santo a guidare la tua vita e sarai nella gioia, sarai pieno di speranza e Lui ti darà il discernimento nel scegliere la via giusta. Grazie per avermi accolto, un caro saluto da parte mia e della Coinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. Ci vediamo domani, ciao! È la tua gloria che risplende, è la tua gloria. Tua gloria che risplende, Signore, la luce illumina.